una giornata speciale per un obiettivo importante: raccogliere fondi da destinare alla casa alloggio per le famiglie dei piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica di Pescara. 15.000 euro per acquistare un microscopio per il reparto è il principale obiettivo. Grazie anche al sindaco di Picciano abbiamo avuto a disposizione quest'area coperta e grazie agli amici del club delle 500 riusciamo con loro ad affrontare altre problematiche dell'associazione. È un incontro dove gli amici del club delle 500 hanno inteso fare una raccolta fondi che andremo a destinare alla gestione della casa alloggio, una casa alloggio che sono ormai 5 anni che dà i suoi frutti, che ci permette di essere vicino ai bambini e alle famiglie dei piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica di Pescara. Ad affiancare l'AGBE, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici, sono stati gli amici del club Cinquecentisti Abruzzo che domenica 13 luglio a Picciano hanno sfilato con oltre 40 automobili per le vie del piccolo paesino pescarese. Oggi abbiamo organizzato questo raduno delle 500, siamo circa una 60 di persone. La giornata proseguirà con una lotteria, sempre dovuta in beneficenza, in onore dell'AGBE. L'AGBE lo conosco da diversi anni, in quanto sono stato artefice degli impianti tecnologici realizzati nella sede. Conosciuto Massimo e insieme abbiamo pensato di fare questa cosa gradita, penso, in onore di questi bambini un po' meno fortunati. Crediamo nell'AGBE perché è una realtà, non credo che sia una finzione, pertanto eccoci qua.